Ora, ma c'è Riccardo, la prossima partita è una partita ancora con una delle pericolanti, no? La Ducato Spoleto, che quando vedi i colori bianconeri non so come mai, ma quadruplica le forze. Che partita ti aspetti? E soprattutto, anche con l'esperienza dell'ultima gara con l'Assisi Subasio, conterà molto l'approccio gara, cioè fargli capire fin da subito che Alama non ce n'è per nessuno, almeno per questa partita, perché sennò diventa difficile. No, sicuramente hai detto bene te, perché è stata la partita di domenica, hai preso gol dopo 1 minuto e 30, e se tu regali 5 minuti del primo tempo, anzi ne hai regalati 1 minuto e 30, perché hai preso gol dopo pochissimo, e poi le partite diventano difficili, perché anche una squadra come la Cisi Subasio, che non me ne vogliano, ma l'ho visti molto in difficoltà, e poi rischi di pareggiare una partita, perché è andata bene, perché ci abbiamo creduto, siamo stati bravi, però rischiamo di perdere 2 punti contro l'ultima in classifica che fa fatica. E quindi se tu non inizi da subito la partita con la giusta concentrazione e il giusto pensiero, che deve essere non deve essere di pressione o di ansia, però devi capire subito che l'inizio della partita ti può indirizzare tutta l'intera partita. Quindi domenica ci sarà, teniamo conto di quello che è successo domenica con la Cisi Subasio, magari abbiamo avuto un minuto e mezzo di un attimo così, tener conto di quella partita per poi non fare lo stesso errore domenica con la Ducato, perché domenica, io spero sempre sulle cose positive, domenica c'è anche Orvietana Narnese, quindi metti caso, Orvietana perde, tu perdi e non hai fatto niente. Guarda, Quindi però potrebbe essere, no? Un consolidare intanto la seconda posizione, perché o magari non consolidare la seconda, ma se il Lama fa il suo dovere e l'Orvietana stecca, si torna lì vicini all'obiettivo. È un io turno preferisco. estremamente favorevole, non dovete sbagliare assolutamente. Secondo me è un altro calcio di rigore, non dico con la porta vuota, ma giù di lì. Io preferisco avvicinarmi alla prima e non staccare la terza, cioè se dovessi scegliere io, perché io meglio che vinca la Narnese che l'Orvietana. Poi dopo, ognuno la pensa a modo suo, però io preferisco che arrivare a 6 punti dall'Orvietana che a 4 dall'Arnese, o a 6 dall'Arnese, scusa.